grado all'ex convitto Vittoria Colonna. Per l'ex direttore didattico Giuseppe Guiducci è colpa della politica. All'interno un teatro da 200 posti, una grande biblioteca e una chiesetta. Il comune potrebbe avere un diritto di prelazione. Le Marche per le popolazioni turche e siriane colpite dal terremoto. Partito per Palmanova, il primo carico di aiuti coordinati dalla Protezione Civile Nazionale. Elly Schlein ha fatto tappa anche a Pesaro. I risultati nei circoli, ha detto, sono al di sopra delle aspettative. Il PD non deve essere solo un partito degli eletti o degli amministratori. Il San Costanzo Show torna al cinema con Non aprite quella sporta. Domani debutta il nuovo film al Politeama di Fano, oggi l'anteprima per gli studenti del Polo 3. È tutto pronto per il Giovedì Grasso. Il maestro della musica arabita verrà eletto sindaco del Carnevale. In piazza 20 settembre, musica e laboratorio. Un cordiale saluto cari telespettatori di Fano TV e benvenuti a Occhio alla Notizia sul canale 19 di Fano TV. Apriamo con l'intervista realizzata da Massimo Foghetti all'ex direttore didattico Giuseppe Guiducci, che ha ripercorso la storia e i servizi che venivano offerti all'ex convitto Vittoria Colonna. Per Guiducci il degrado in cui versa la struttura è colpa della politica. Sentiamo. Siamo di fronte al convitto Colonna, un convitto che in questi giorni è salito di nuovo alla ribalta della cronaca, ma il problema è che la struttura è in grande degrado, lo è da molto tempo. Abbiamo qui con noi il direttore, l'ex direttore didattico in pensione, Giuseppe Guiducci, che ha combattuto veramente una battaglia per il salvataggio di questa grande struttura. Presidente Guiducci, come vede la situazione attualmente e che cosa è stata nel passato? Finalmente sento una prospettiva, però il mio grande rammarico, la mia grande delusione, ho detto sono un indignato speciale oggi, perché lei vede questo cancello, questa fila di case che è al di là, era unita fino in fondo, cioè il sindaco di Fano, il podestà di Fano allora, sapete cosa fece? Per donare il terreno ha espropriato queste case, ha espropriato e ha donato un ettaro e mezzo di terra, poi qui si è fabbricato sul terreno direi quasi dato gratuitamente dal comune, quindi è una struttura che cara a Fano, voluta dall'ente nazionale assistenza magistrale, la cui sede era Roma, ma le richieste erano di assistenza sanitaria, di assistenza scolastica, di assistenza culturale, climatico-termale, previdenziale e straordinaria per gli anziani. La direzione centrale di Roma, di Viale Trastevere, spesso faceva la direzione qui a Fano, con tutti i suoi componenti da tutta Italia, pensate. Era centrale anche per la presenza di insegnanti che venivano a trascorrere le vacanze. 1000 persone passavano tra l'estate, il Natale e la Pasqua. E tutto è scomparso perché? Perché la politica non ha saputo capire il valore di quest'ente, aveva già tentato una volta di sopprimerlo, non c'era riuscito. Guiducci, parliamo adesso della struttura che versa in uno stato di degrado indicibile. Comunque all'interno era ricco, ricco di locali, ricco di strutture, ricco di servizi. Ma dove si trova? Al centro di Fano, in via Montegrappa, proprio al limite dell'ingresso al centro storico, abbiamo un teatro che è a 200 posti, abbiamo una biblioteca immensa, almeno avevamo anche una chiesina che il maestro Valentini aveva illustrato con delle vetrate a colori splendide, perché il tutto è passato dopo la soppressione all'INPS, inopinatamente, che non poteva, ha già tanti di quei problemi, poteva gestire le case di vacanza dell'ENAM, però almeno il comune dovrebbe avere la possibilità di suggerire soluzioni. Questa è ottima perché avevamo già preparato quel lato destro là per gli anziani, persino con strutture, persino con la cucina, non so che fine abbiano fatto, però non si è mai fatto nulla. E ora parliamo dell'emergenza sisma che ha coinvolto la Turchia e la Siria, perché questa mattina il Dipartimento di Protezione Civile Regionale
ha predisposto un carico diretto a Palmanova, dove partiranno nuovi aiuti dell'Italia coordinati dal Dipartimento Nazionale. Il materiale messo a disposizione riguarda un gruppo elettrogeno da 200 kW, oltre a materiale logistico come 1800 giacconi antipioggia, 1500 kiwi, 390 coperte di lana e 50 sacchi a pelo. È stato trasportato su due mezzi messi a disposizione da ANPAS Marche e dal gruppo Protezione Civile di Filottrano. Inoltre, in un secondo invio, verrà spedito un potabilizzatore per acqua con capacità produttiva di 1500 litri all'ora. Per il materiale sanitario, invece, il Dipartimento Sanità, insieme alle AST, sta procedendo a una ricognizione generale per mettere a disposizione medicinali a lunga scadenza, dispositivi sanitari ed elettromedicali che saranno spediti in un secondo momento. Il deputato di Fratelli d'Italia Antonio Baldelli ha presentato un'interrogazione ai ministri della Salute e dell'Ambiente sul biolaboratorio di Pesaro. Il comune, ha spiegato l'onorevole, vende un terreno per realizzare un laboratorio con livello 3 di biosicurezza nel cuore di un centro abitato, senza preoccuparsi di fornire una preventiva e adeguata informazione alle famiglie che vi risiedono. Una vicenda che ha destato preoccupazione nei cittadini e che merita di essere oggetto di interrogazione alla Camera per fare chiarezza sulla vicenda. E ora passiamo alla corsa per la segreteria del PD con tappa pesarese della candidata Schlein, che ha incontrato cittadini e sostenitori. Intanto, in base alle votazioni nei circoli Dem, risulta in vantaggio il presidente dell'Emilia-Romagna, Bonaccini. Dai circoli del Partito Democratico emergono in maniera netta le preferenze per i candidati alla corsa per succedere Enrico Letta. La partita 4 si attesta tra il governatore dell'Emilia-Romagna Stefano Bonaccini e la sua vice Elly Schlein. La deputata domenica scorsa ha incontrato i suoi sostenitori al centro congressi dell'Hotel Baia Flaminia di Pesaro. Tra i promotori del comitato provinciale rientrano i coordinatori Davide Giuliani ed Erika Maggi, il sindaco di San Costanzo Filippo Sorcinelli, l'assessore pesarese Camilla Murgia, Giuseppe Paolini, presidente della provincia di Pesaro Urbino, il consigliere di Fano Enrico Fumante e Graziano Cini. Schlein, che si piazza al secondo posto, si dice ottimista e pronta a costruire un nuovo PD che ponga al centro temi fondamentali come le disuguaglianze, il clima e il lavoro. Siamo molto soddisfatti anche dei risultati di questa prima fase interna, che sono al di sopra delle nostre aspettative. Sapevamo che era una fase più in salita, anche perché guardate l'entusiasmo che si genera in queste serate. Queste sono tante persone che in questi anni non ci credevano più e che oggi stanno tornando, è la responsabilità più grande che abbiamo. Ma se fanno passaparola, noi riusciremo a travolgere quelle primarie con un'ondata di partecipazione che ci permetterà di vincere, di cambiare davvero questo partito, ne abbiamo bisogno, e di cambiare anche il paese, perché tutto questo non dimentichiamo che ci serve a costruire un'alternativa solida alla destra che è andata al governo dopo la nostra sconfitta del 25 settembre. Diciamo, è giusto che in un congresso ci confrontiamo sulle idee, quindi è normale che ci si schieri con l'uno o l'altra candidata a seconda anche delle proprie idee, dei propri bisogni. Io faccio davvero un in bocca al lupo a tutte e tutti i nostri amministratori, lavoreremo tutti insieme il giorno dopo fianco a fianco, su questo io non ho alcun dubbio. Poi certo, come dicevo questa sera, da un lato dobbiamo riuscire a costruire le condizioni per cui la buona pratica che un'amministratrice o un amministratore riesce faticosamente a mettere in campo per la propria comunità diventi una politica nazionale del partito a disposizione come patrimonio collettivo di tante e tanti altri, su questo lavoreremo. Ma non credo che il partito si debba schiacciare solo sull'amministrazione, che debba essere un partito degli eletti o degli amministratori, e non lo credo perché di per sé, lo dico da ex amministratrice regionale, l'essere amministratore non esprime di per sé una linea politica, e questo congresso invece credo ci serva per ritrovare una linea politica chiara, per scegliere da che parte vogliamo stare, chi vogliamo rappresentare, qual è la visione del paese che ci anima, ci sveglia la mattina e ci fa fare politica tutti i giorni. Ecco, questo per noi è il punto cruciale, e quella che proponiamo noi si basa sulle diseguaglianze, sulla lotta alla precarietà e sulla questione climatica, su cui c'è da essere molto più coraggiosi di quanto il partito non sia stato fino a qua.
Il dirigente scolastico del liceo Nolfi Appolloni, Samuele Giombi, ha espresso soddisfazione per il finanziamento regionale di oltre 6 milioni per l'edificio Nolfi. I fondi di provenienza regionale, ha spiegato il preside, vanno uniti all'altro finanziamento in concorso invece tra provincia e Stato per la ricostruzione del plesso limitrofo ex Carducci, che dovrebbe essere addirittura d'arrivo. Nell'insieme il liceo potrà contare su due nuove sedi affiancate nell'area campus per i suoi indirizzi di classico, linguistico, scienze umane, economico-sociale, oltre la sede di San Lazzaro che ospita l'indirizzo artistico. Mi sento di fare le mie rassicurazioni, ha proseguito Giombi, date dal presidente della provincia. Appena possibile condivideremo con i diversi soggetti le migliori modalità per rendere i lavori compatibili con la regolare continuità dell'attività didattica per studenti e personale. E il fanese Paolo Casisa ha presentato Il Lombruco e altre storie, un libro che contiene 10 favole per bambini ispirate dal suo percorso di vita. Questo volumetto di 50 pagine è disponibile in formato PDF. Sentiamo. Paolo Casisa oggi si presenta il suo volume dal titolo Il Lombruco e altre storie, fiabe per adulti col cuore di bimbo. Ecco com'è nata questa sua idea e che cosa troviamo all'interno del libro. Contiene 10 storielle che ho scritto sull'onda della grande gioia di diventare padre nel 1995. La fonte di ispirazione delle 10 storie sono le persone, i fatti e gli avvenimenti che sono stati importanti nella mia vita, come i miei genitori, la pasticceria pizzeria Pietro, dove ho trascorso tutta la mia infanzia e adolescenza, prendendo degli spunti anche diretti di quell'esperienza per la fiaba Lo sciopero dei pasticcini. Più non viene raccontata soltanto una storia, ma più storie. Ci può dire qualcosa di più? 3 altre fiabe danno delle risposte ai misteri della storia dell'umanità, e cioè come sono nate le lucciole, oppure perché gli struzzi nascondono spesso la testa nei buchi del terreno, e infine chi ha inventato il sugo al pomodoro. Vi anticipo solo la risposta di quest'ultima: il pomodoro pasquale. Le 10 favolette hanno una loro morale alla fine, un po' come le fiabe di Esopo, che tende a mettere in luce il mondo magico dei bambini, sperando che gli adulti si accorgano definitivamente che nel loro petto batte un cuore di bimbo. Infine, questo volume non è in formato cartaceo ma digitale. Com'è possibile acquistarlo? Questo libro non sarà disponibile in formato cartaceo ma solamente digitale in PDF, quindi chi volesse averlo mi chiama al cellulare o su WhatsApp e io sarò a disposizione per consegnarglielo di persona al costo di 10 euro. E domani, 16 febbraio, Pesaro aderisce all'iniziativa Mi illumino di meno, la giornata nazionale del risparmio energetico e degli stili di vita sostenibili, organizzata da Caterpillar e Rai Radio 2. Spegniamo la luce e accendiamo la musica verso la capitale italiana della cultura 2024, ha detto il sindaco Ricci, annunciando le iniziative in calendario giovedì. Alle 18 le luci in Piazza del Popolo e nelle vie limitrofe si spegneranno. Al silenzio energetico vogliamo contrapporre la forza della musica, ha spiegato. Trasmetteremo per il centro storico in filo diffusione brani che richiamano la battaglia per salvare il pianeta contro il cambiamento climatico. Tutte le iniziative in programma, come l'apertura al pubblico della sonosfera, l'incontro con le associazioni del territorio e le iniziative nelle scuole, sono possibili trovarle sul sito occhioallanotizia.it. E domani al Cinema Politeama di Fano debutta il nuovo film del San Costanzo Show Non aprite quella sporta. Oggi, in anteprima, il lungometraggio è stato proiettato per gli studenti del Polo 3.
Oscar in doppia veste da regista e da attore. Intanto le chiedo, quando è stato girato il film? Non aprite quella sporta, è stato girato a marzo dell'anno scorso, quindi 2022, e quindi vuol dire che è stato scritto nei mesi precedenti. Avevamo girato tutto in un mese circa. La location principale era un condominio, è stato un condominio qui sul lungomare di Fano, che però poi rappresenta un condominio su qualsiasi città della costa adriatica. Ci sono state anche altre difficoltà. Difficoltà che però abbiamo risolto, soprattutto quella di far impersonare allo stesso attore più personaggi. E gli stessi personaggi in qualche scena erano nella stessa scena, lavoravano insieme. Devo dire che sono molto soddisfatto, c'è stata una bella collaborazione da parte di tutti gli attori e da parte anche di tutta la troupe. Ecco qua, questo è uno degli attori, vedi, le collaborazioni, quelle che ti aiutano nelle interviste, vedi. E tanta pazienza, domani il debutto ufficiale. Domani il debutto ufficiale qui al Cine Teatro Politeama, grazie, ce l'ho bisogno, e domani, e dopodomani, mentre invece il 18 siamo al Cineteatro Loreto di Pesaro, gli occhiali sì, se me li pulisci, e mentre invece il 25 e il 26, sempre di febbraio, qui al teatro Cineteatro Politeama. Assessore, dunque ha collaborato anche all'amministrazione comunale? Sempre a disposizione, io sono molto grata del coinvolgimento del corpo, ringrazio la comandante, ringrazio gli agenti, in questo caso attori, qui presente caro figlio, e anche il nostro ufficiale Pier Leoni, e c'è stata una disponibilità che riconfermiamo in ogni occasione che c'è possibile. C'è stato un grande lavoro anche per la viabilità. Sicuramente, il nostro coinvolgimento però questa volta non si è fermato a livello di servizio e quindi nel chiudere le strade e garantire la sicurezza della viabilità, ma abbiamo prestato anche proprio dei nostri agenti e il nostro ufficiale come proprio protagonisti di questo film. Dopo tanti momenti difficili si torna a ridere. Sì, diciamo che abbiamo vissuto due anni molto difficili, anche adesso non è che sia il momento più facile che abbiamo mai affrontato, però in tutto questo l'ironia e il divertimento è una delle armi migliori, quindi come Comune di Fano porto i saluti da parte dell'amministrazione, del sindaco, e diciamo invitiamo la città a fare due belle risate in serenità, in tranquillità, in spensieratezza con questo film del San Costanzo Show. In che modo si è concretizzata questa collaborazione con il San Costanzo Show? Abbiamo collaborato soprattutto nel momento della pandemia e sono stati vicinissimi i ragazzi, hanno realizzato dei video online e quindi ci hanno aiutato tantissimo in un momento di difficoltà. Sono ospiti nella nostra scuola perché non ci diamo fastidio a vicenda, nel senso che le prove sono sempre di sera e quindi possono utilizzare i locali della scuola, e questo film è stato realizzato all'interno della scuola e quindi questo per noi è una cosa molto importante. Ricordiamoci poi che da noi c'è anche un indirizzo di grafica che è comunicazione, che proprio ha nelle corde tutto questo. Dai, state a te, vai te, ma se fai prima te. Romina, dai. Romina non c'è, Romina non c'è oggi a quest'anteprima per le scuole, però ci sarà i prossimi giorni. Anteprima di che cosa? Non aprite quella sporta, è il nuovo film comico del San Costanzo Show. Quante volte lo diciamo? È vero? Sì. Vabbè, allora parlo io, scusi un attimo. Volevo dire che questa è un'anteprima per le scuole, per il Polo 3, ecco, che nel quale abbiamo scritto, dentro le classi del Polo 3 abbiamo scritto questo fantastico film, e facciamo l'anteprima per tutte le scuole del Polo, tutte le classi del Polo 3 del mondo. Sono 8.000 persone qua, tutte le scuole di Fano, dentro il Politeama. Vi aspettiamo. Ciao a tutti. E Daniele Gaudenzi, il maestro della musica arabita, il gruppo folcloristico che quest'anno compie 100 anni, domani verrà eletto sindaco del Carnevale di Fano. Diverse sono le iniziative in programma per Giovedì Grasso in centro storico. Si inizia alle ore 16 con la cerimonia di alza bandiera di Fano Città del Carnevale davanti al municipio, alla presenza della musica arabita e dei rappresentanti dell'amministrazione comunale. Poi ci si sposterà in piazza 20 settembre, dove Gaudenzi riceverà la fascia di primo cittadino. Seguiranno musica, animazioni e laboratori. Sempre domani una delegazione
composta dal sindaco Seri, dall'assessore Lucarelli, dalla presidente dell'ente carnevalesca Gianmarioli, dal consigliere Salucci e dal Vulon, si recherà a Roma al Ministero delle Imprese e del Made in Italy per partecipare alla cerimonia di presentazione dell'emissione filatelica dedicata ai carnevali più antichi d'Italia. Oltre a Fano ci saranno i carnevali di Venezia, Viareggio, Cento, Putignano e Acireale. E in attesa dei prossimi appuntamenti legati al Carnevale di Fano, vi proponiamo un estratto delle interviste realizzate da Cristiana Guerra all'astronauta Paolo Nespoli e all'artista Michelangelo Pistoletto, protagonisti di un incontro che si è svolto alla Fondazione Carifano. Sentiamo. Insieme, una parola chiave per unire la scienza, la ricerca, lo spazio, all'arte. Due mondi esattamente opposti che si sono incontrati sabato pomeriggio presso la Fondazione Carifano, l'artista e l'astronauta. Un dialogo fra lo scultore e pittore considerato uno dei più grandi artisti viventi, Michelangelo Pistoletto, e l'astronauta Paolo Nespoli. Insieme per raccontare come l'arte va nello spazio e incontra la scienza. Oggi spazio e arte sono state protagoniste, ma nello spazio c'è spazio anche per l'arte? Nello spazio si va sostanzialmente per due cose. Il primo, per fare degli esperimenti in un posto dove le cose sono strane perché non c'è la forza di gravità, strane diciamo che si vedono diversamente da come si vedono sulla Terra, quindi andiamo nello spazio per imparare paradossalmente a vivere meglio sulla Terra, ma andiamo nello spazio anche per esplorare, per vedere l'universo. Oggi avete parlato anche di un'applicazione, Space 3, che cos'è? Space 3 è stato un modo per portare la gente di tutti i giorni nello spazio, portare lo spazio nella casa delle persone di tutti i giorni. Quindi era un'applicazione che permetteva di prendere delle immagini che avevo fatto io dallo spazio e di sovraimporle con delle immagini che erano fatte sulla Terra e creare una forma d'arte unica, cioè portare un po' tutti nello spazio. Per la prima volta il simbolo artistico del Terzo Paradiso è stato scelto come stemma della missione spaziale di Nespoli. Il logo a forma di infinito è stato creato dall'artista biellese e la sua riproduzione è stata fotografata, con tutte le difficoltà del caso, dall'astronauta stesso all'interno del modulo spaziale. Un'idea nata per far sì che libertà e responsabilità trovino un punto di incontro. Come si coniuga l'arte con lo spazio? Nel mio lavoro l'arte rispecchia lo spazio così come è. Direi che è la verità sullo spazio e il tempo. Verità perché lo specchio che io adopero nel mio quadro non può mentire. Il fatto che non possa mentire vuol dire che dice la verità. Su cosa? Su quello che noi vediamo esteso nello spazio-tempo. E quindi l'arte è la visione, la capacità di vedere lo spazio e il tempo. Che cos'è il Terzo Paradiso? Lei ha parlato di primo paradiso, secondo e il terzo? Il Terzo Paradiso nasce da un'antica parola persiana che vuol dire giardino protetto. Mettevano delle pietre facendo una specie di piccola costruzione rotonda nel deserto per proteggere il vento del deserto e lasciar crescere all'interno la natura. Là dove la natura non permetteva alla natura stessa di crescere, con l'artificio si è creato diciamo il mondo artificiale. Da quel giardino nasce il mondo artificiale che con il tempo cresce, progredisce e oggi ci porta meraviglie, ma nello stesso tempo ci porta un degrado della natura. E vi ricordo che domenica sera alle ore 21 torna in viaggio col Vulon. Parleremo dell'ultima sfilata del Carnevale di Fano insieme al direttivo dell'ente carnevalesco e al sindaco di Fano Massimo Seri. Anche voi potrete intervenire in diretta inviando messaggi WhatsApp al 338 49 68 250 oppure chiamando al numero 0721 86 14 33 per dare la vostra opinione o suggerimenti alla manifestazione. Bene, questa era la nostra ultima notizia. Subito dopo di noi le previsioni del tempo e a seguire le programmazioni di Fano TV. L'appuntamento invece con l'informazione torna domani mattina alle ore 7 con la rassegna stampa Occhio ai giornali. Grazie per essere stati con noi. Arrivederci.
Thank you.